Si conclude un anno difficile, un anno di sacrifici, di incertezze e di preoccupazione. Il 2020 ha messo in difficoltà famiglie, imprese, istituzioni, ognuno di noi. Cresce ancora il numero dei nuovi contratti da coronavirus in Italia rispetto a ieri. E insieme alla vita di tutti i giorni è come se si fosse bloccato anche il futuro. Ma l'Europa c'è e ha dimostrato di essere un'Europa solidale, vicina, unita. L'emergenza Covid è un'emergenza europea. Per questo serve una risposta comune, una risposta europea. È con questo spirito che abbiamo lavorato in Parlamento europeo. Abbiamo ascoltato le fatiche e i bisogni dei cittadini. Abbiamo dialogato con esperti e autorità alla ricerca di soluzioni. Abbiamo corso, approvando in tempo record le proposte della Commissione europea perché i governi nazionali potessero dare risposte veloci a sostegno dei lavoratori e aziende. Come presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, ho guidato i negoziati di 8 diverse proposte per difendere la stabilità del nostro sistema economico e finanziario dalle scosse della Brexit e della crisi del Covid. Ho da poco chiuso un accordo su InvestEU, un programma che sarà in grado di mobilitare 400 miliardi di euro di investimenti strategici per il nostro futuro. Mi sono battuta per destinare quote importanti alle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale del nostro paese, e alle infrastrutture sociali, scuole, asili, ospedali, reti di servizi. E nelle prossime settimane continuerò a lavorare ai negoziati sul regolamento della Recovery Facility, che garantirà all'Italia decine di miliardi di aiuti per rafforzare le infrastrutture, la formazione, la cura del territorio e la modernizzazione del nostro paese. Sì, l'Europa non è solo un insieme di stati e di governi, ma di cittadini, di famiglie, di imprese. Ecco perché ogni mia battaglia in Parlamento parte da un principio: costruire un'Europa vicina alle persone. Ora abbiamo davanti un nuovo anno. Un anno che sarà denso di sfide, ma che possiamo riempire anche di speranza e di impegno. Il mio impegno continua e si rinnova. Per voi e con voi. Insieme ce la faremo.